Direi una grandissima partita, sotto tutti i punti di vista, anche se abbiamo sbagliato qualcosa, soprattutto nel primo gol, purtroppo ci capita sempre di regalare qualche gol. E quindi sono errori da non rifare, però poi capita sempre che poi in partita succede qualcosa che regaliamo agli avversari. Poi è dura sempre stare sotto, recuperare, perché le forze e le energie da spendere sono tantissime. Lo abbiamo fatto con grandissimo merito. E poi nel nostro momento migliore, dopo l'espulsione, abbiamo perso un po' la testa. Potevamo andare in vantaggio con Amendola. E in quei 5 minuti ho detto, soprattutto in panchina, ho detto questo è il momento più brutto per la mia squadra, perché l'avversario in 10 rafforza le energie, triplica ancora di più le energie. E in quel momento noi abbiamo pensato di andare magari oltre la linea, e quindi ti sbilanci e abbiamo preso qualche ripartenza. È stata questa la partita. Urlavo a dirlo in campo, non era facile perché non mi hanno ascoltato. Sono stati minuti fatali che poi ci hanno portato ad andare sotto e di nuovo a rincorrere l'avversario, perché se, come la vedo io, fossero passati almeno 3, 4, 5 minuti dopo l'1-1 e dopo l'espulsione avremmo vinto la gara nettamente, perché poi nella seconda parte di gara veramente abbiamo schiacciato il Taranto in tutti i sensi, con grande qualità, con grande gioco, attaccando per linee esterne, per linee interne, a destra, a sinistra, veramente l'abbiamo messa alle corde. E quindi veramente devo fare i complimenti ai ragazzi. Sono dispiaciuto perché abbiamo ottenuto solo un punto. Anche i giornalisti di Taranto veramente ci hanno fatto tantissimi complimenti, che hanno visto una squadra mettere sotto tutti i punti di vista Taranto, una corazzata costruita per vincere, e oggi non lo si è visto. Quindi continuando di questo passo penso veramente che a breve vedremo ancora meno errori, e quindi un Manfredonia veramente che dirà la sua.